Cioè, sei una persona di una sensibilità unica tu. Grazie, grazie mille. Non so se riuscirò a fare questa intervista, sei veramente speciale. Ciao. No, vabbè, ho visto tutti i tuoi film, sei un mito. Ma veramente? Sì. Dai, bella. Piacere, Leonardo. Ciao Paolo, Ciao. molto lieto. Sono felicissimo. Anch'io sono molto emozionato, grazie. Allora, teoricamente io dovrei farti delle domande. Vero. Però. E io ho fatto anche delle domande per te, infatti. Inizio io o inizi te? Inizio io. Va bene. Allora Che... vai Ok. pure lì su quello Metto qui, sgabello, io ok? scrivo il mio nome e tu Ok. mi fai. Va Contiamo bene. con te, va bene? Va Vai. bene. Che emozioni provi quando fai film? Ma allora, guarda, che emozioni provo quando faccio film? Cioè, per me fare i film è una cosa straordinaria perché è come cristallizzare un momento importante della Vero. mia vita, capito? Cioè, per me è straemozionante, è bellissimo. Poi, rispetto al teatro, dove tutte le sere comunque tu devi ridare il massimo al cinema, devi concentrarti in quel momento, anche se è complicatissimo, Vero. complicatissimo, capito? Però, veramente l'emozione è intensa. Quali sono le cose più emozionanti nella tua vita? Guarda, le cose più emozionanti nella vita sono sicuramente il lavoro, perché faccio un lavoro Vero. che è sempre diverso, che cambia sempre, quindi è molto Aspetta. emozionante. E poi mi emoziona molto vedere. Mi emoziona, sai cosa mi emoziona? Cosa? La gratitudine. Ah! C'è qualcosa al di là delle domande che ti eri preparato che vuoi chiedermi ora? Io non ho finito le domande, quindi... Vuoi improvvisare una domanda per me o inizio io? Inizia te. Ok, grazie. Allora facciamo a Vero. cambio. Allora, cominciamo a parlare di te. Leonardo, 8 anni, di dove sei? Di Io sono di Genova. Genova, città che conosco molto bene, che amo Bene. molto. Io vado sempre al Politeama a Genova. Ah, infatti io mi sono esibito al Politeama, ho fatto un musical al Politeama e ho cantato una canzone di Alberto Camerini, Rock and Roll Robot. Che tu assomigli anche un po' a Alberto Camerini. Un pochino, capelli. Quindi, Leonardo, sei di Genova, grande città di artisti, mi Vero. viene in mente Paolo Villaggio, ma anche Gilberto Ma Govi. anche Paolo pa Fabrizio De Beh, Fabrizio De André, veramente una città d'arte, André. no? Infatti ho imparato una sua canzone di Fabrizio De André. La canzone fa... Ricordi, sbocciavan le viole, con le nostre parole non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore? Ad appassir le rose, così per noi. L'amore che strappa i non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Leonardo, mi ha fatto piangere, sei No, scusa. bravissimo. No, ma anzi, sono felice di piangere, non mi vergogno, io sono. È pianto di commozione, sei Beh, eccezionale. grazie. Cioè, sei una persona di una sensibilità unica tu. Grazie, grazie Non so se riuscirò a fare questa intervista, sei veramente speciale. Senti, allora, mi hai cantato una canzone Andrea, sì. di De André che parla anche di passione, Vero, d'amore, no? di amore. Raccontami. Tu sei fidanzato? In realtà io mi... Allora, ho cinque fidanzate. Cinque fidanzate. Ma sì, posso Allora... dire, si capisce perché sei una persona che comunque è molto attraente per le ragazze, sei un Grazie. artista, cacchio. Cinque fidanzate, come Ci, funziona allora, la gestione, dico? allora, io all'elementare, alla scuola materna, mi piaceva una bambina che c'era che... E a un certo punto gli ho fatto questo regalo e mi dice, domani ci sposiamo. Io pensavo all'inizio fosse una cosa per scherzo, no? Oh, sono arrivato alla scuola, all'asilo, l'ho vista con il mantello da sposa. Meno male che mi ero anche vestito un po' elegante, l'ho vista con il mantello da sposa pronta per sposarsi. Cioè, una cosa bellissima. Bellissima. E quindi, vabbè, per gioco vi siete sposati davvero? Appunto.
E poi invece un'altra bambina l'ho conosciuta sempre a un concorso canoro e l'ho conosciuta e anche lei dovrebbe essere innamorata di me, ci siamo conosciuti e tipo ci siamo proprio innamorati, peccato che adesso non ci vediamo più perché lei vive in un posto lontano da me, quindi non l'ho più vista, però alcune volte ci facciamo delle videochiamate. Senti, ma quindi queste 5 fidanzate sono 5 fidanzamenti che hai avuto nel corso degli anni, non ora, in questo momento? Sì, dai 6 anni in su. Che cosa significa l'amore? Cosa significa amare? E cosa significa essere amati? Allora, l'amore è un momento dove si sta con una persona e si condividono delle cose. Infatti questa cosa mi piace molto. Si sta insieme, si parla, si chiacchiera. Poi ovviamente però arriva il momento brutto dove si ci lascia, però quello lì non ce ne parliamo perché mette tristezza. No, ma parlamene invece se vuoi. Ma perché alcune volte magari vedo magari in delle scene dei film delle persone che si lasciano, in quei momenti mi viene tanta tristezza, non so perché. Vedere delle persone che dopo tanto tempo stare insieme si lasciano andare via così mi mette tristezza. Ti dico, una delle cose più, delle forme d'amore secondo me più grande è proprio lasciare andare. Cioè lasciare andare anche la persona che ami è una delle forme d'amore più grandi che tu possa avere. In effetti ora che ci penso hai ragione. Ma quello che ti voglio chiedere è la sensazione di sentirsi amato e di amare, no? Cioè io per esempio sono arrivato col tempo a maturare l'idea che io sto meglio ad amare perché, perché ne ho quasi bisogno e non ho bisogno della felicità dell'amore. Per me l'amore come la vita sono cose talmente belle che anche se hanno una sfaccettatura negativa sono belle lo stesso, no? Io dico sempre che la vita è bella anche quando non è bella. In che cosa è importante della vita l'amore? Secondo me l'amore ti aiuta a imparare tante cose, soprattutto quando si ci lascia, come dicevi te prima, perché ti fa capire magari dei comportamenti migliori che puoi usare o magari trovare magari anche una persona più adatta a te. Tu hai paura di soffrire per amore? Alcune volte sì. Ti spaventa questa cosa? È un pochino sì, perché non mi piace tanto soffrire, però alcune volte è utile soffrire. Raccontami quando è utile. Magari quando, o quando ti emoziona magari qualcosa, quindi piangi, soffri, magari provi la stessa emozione di chi magari canta quella canzone oppure fa quella cosa e quindi piangi e fai uscire tutto il dolore perché magari quella cosa l'hai provata anche te. Quindi secondo me può anche essere una cosa giusta da fare. Cos'è che i grandi perdono nel diventare grandi e che appunto non hanno più e che invece i bambini hanno? Secondo me i grandi perdono intanto tanta gentilezza, tanta passione. Che regole metteresti te ad un adulto? Cosa gli diresti di fare? Agli adulti direi, magari se stanno con un bambino, i miei genitori non fanno nessuna di queste cose perché sono bravissimi i miei genitori e quindi li vorrei anche ringraziare. E gli adulti, se magari stanno con dei bambini, non vorrei che gli impedissero magari di fare delle cose, di avere amici, queste cose qui. Non vorrei che gli impedissero magari di avere anche un po' di libertà. La libertà è importante, no? Appunto. Mi sembra un'ottima osservazione. Senti, parliamo dei social. Ok. Come li vedi te i social? I social possono anche corromperti la mente, la fantasia. Cioè te guardi i video, no? E stai tutto il giorno attaccato lì. Cioè a un certo punto non sai più cosa fare, impazzisci per queste cose. E tra l'altro te lo dice uno che queste cose qui le vede sempre, quindi... Parliamo di Dio. Ok. Ecco. Allora, io alcune volte mi vengono qualche dubbio... Perché non capisco come è fatto ad apparire, cioè non capisco se magari ha schioccato le dita, è apparso lì, ciao sono Dio, eccomi qui, e quindi non lo so, mi dà un po' di difficoltà, non lo capisco bene. Anche quando vado a catechismo parlano di Adele, quelli lì che hanno mangiato la mela. Adamo ed Eva. Adamo ed Eva, giusto? Hanno mangiato la mela e quindi Dio li ha puniti e mi dà un pochino di difficoltà, non capisco bene. La tua sensibilità sicuramente ti porterà a volte
ad essere un po' malinconico, un po' triste, un Noi, po'. infatti, quando vado a scuola mi sale una malinconia per i miei genitori perché vorrei stare sempre con loro, i miei parenti. E quindi vorrei tantissimo stare a casa, fare quello che voglio. Poi alcune volte quando sei a casa non sai proprio cosa fare, ti annoi. Però stare a casa ti mette gioia, a me mette gioia stare a casa. E quando tu provi questa malinconia, no? Ti senti anche vivo terribilmente, no? Sì. Io sì, a me succede Alcune questo. volte, addirittura quando mi viene la malinconia, mi viene voglia di avere sempre più malinconia, non so perché. Mi viene voglia perché, non so, magari faccio vedere ai miei genitori che vorrei stare più con loro e infatti alcune volte ci sto con loro e mi piace molto. Molto bene. Magari anche quando sono malato, però lì sono più felice di stare a scuola perché sono lì nel letto che mi riposo con i genitori che mi danno una mano, è bellissimo. È bellissimo, sono d'accordissimo con te. Quello che volevo riflettere insieme a te è il fatto che nella vita proprio la nostra sensibilità poi ci porta magari anche a star male o a soffrire, ma non dobbiamo Lo spaventarci so, di questo, no? lo Non so. è una cosa che dobbiamo temere, credo, perché comunque. Perché alcune volte, magari sempre per la malinconia dei miei genitori, magari quando mi dimostro anche triste a scuola, mi sale anche un po' di ansia se qualcuno se ne accorge. Ma l'ansia, se ci pensi bene, quando tu c'hai l'ansia di una verifica, è una preoccupazione, no? Se tu pensi alla parola preoccuparsi, vuol dire occuparsi prima di una cosa che vuoi che non succeda. Ha poco Vero, senso, preoccupare, no? Esatto. appunto. La gente non smette di giocare perché diventa vecchia, ma diventa vecchia proprio perché smette di giocare. Io sto imparando tantissimo dai bambini e tantissimo dal gioco. In tanti si domanderanno: ma perché hai fatto questa cosa? Perché hai fatto babysitter? Perché io sono convinto che davvero giocando si impara chi siamo. Io faccio anche l'attore di lavoro e fare l'attore si dice in realtà recitare in italiano, ma recitare vuol dire recitare qualcuno, ha qualcosa che ha a che fare col giudizio, col tribunale, ti citano. Invece in altre lingue è molto più interessante. In inglese si dice to play, to jouer in francese, ma anche in tedesco. Che è giocare. Io mi ricordo che quando ero piccolo giocavo a guardie e ladri e lo stop lo dava la mia mamma e oggi lo stop per smettere di essere qualcun altro lo dà un regista, però più o meno siamo là. E allora dal gioco arrivano tante cose belle e importanti ed è per questo che volevo ringraziare Androni Giocattoli che mi ha aiutato tantissimo a realizzare Babysitter. Il signor Androni con una passione e un amore incredibile ha sempre messo al centro la sicurezza e la crescita dei bambini. Ogni giocattolo è un pezzo unico. Ed io lo devo ringraziare perché mi ha dato questa grande occasione, questa grande opportunità di creatività, di gioco e di bellezza, perché la vita è un gioco, la cui prima regola è far finta che non lo sia. Allora, ti dico un'altra parola, mi dici cosa ne pensi. Il perdono. Allora, a me piace molto perdonare, mi piace molto chiedere scusa e mi piace molto tornare amico di una persona e stare di nuovo con lui, non litigare più. Senti, il perdono molto spesso viene visto da alcune persone come una forma di debolezza. Tu Vero. cosa ne pensi? Io penso che sia sbagliatissimo perché il perdono è una cosa molto bella, non è una cosa di debolezza e queste cose qui. Per me il perdono è come ci rivediamo e siamo di nuovo amici. Anche lì, se ti piace giocare con le parole, la parola stessa dice una cosa bella, dice perdo, no. Appunto. Vinco, no? Non perdo, vinco. Senti, ma quindi all'interno di una gamma di valori possono essere l'amicizia, l'amore, la gentilezza. Quali sono i tuoi valori della vita, quelli a cui non rinunceresti mai? Cioè, in cosa credi profondamente? Quali sono i tuoi valori? Allora, i miei valori sono la gentilezza, la simpatia, che la gentilezza e la simpatia non li vorrei mai perdere perché mi piace essere simpatico, essere gentile con una persona. Poi non voglio perdere anche la malinconia perché è comunque una bella emozione. E anche la paura, se ci vedo bene, la paura ti insegna molte cose. E quindi io queste personalità, queste quattro personalità non le vorrei perdere. Tu sei una persona che comunque ha tanto da dire, ha tanto da fare, no? E io ti volevo chiedere proprio una cosa difficile, filosofica. Tu Ok. sai cos'è la filosofia? Cos'è? Sì, la filosofia. Allora, intanto è dire qualcosa in modo
calmo, tranquillo, bello. E che ti tranquillizza magari in alcuni casi, dire qualcosa di filosofico. I filosofi chi sono? Sono delle persone. I filosofi si possono anche. Sono anche delle persone che fanno delle poesie, queste cose qui. Anche De André era un filosofo. Bravo. I poeti e I tutti, no? Allora, sì, anche Gianni Rodari, queste persone qui. Gianni Rodari. Sì, assolutamente. La pedagogia e tanti rami che vengono comunque dall'esigenza della filosofia, no? Che era quella del darsi una risposta, del immaginarsi una risposta a delle domande importanti che noi tutti ci possiamo fare. La domanda base dei filosofi è chi siamo, dove andiamo e da dove veniamo. Appunto. Qual è la risposta a queste tre domande complicate? Da Ok, dove allora, veniamo? da dove veniamo? Allora, non saprei perché ci sono varie cose, perché noi potremmo essere degli ologrammi, potremmo venire da un videogioco, potremmo venire dal Big Bang, l'esplosione del Big Bang, o magari sempre dal videogioco, magari tutte le cose che facciamo ci sono delle persone che ci comandano e non si può sapere questo. Cioè, ci sono degli universi paralleli, magari. Appunto, può darsi. Tu credi nella reincarnazione? Allora, infatti, io ci credo nella reincarnazione e vorrei tanto che ci fosse dopo la morte, perché sarebbe bello riavere un'altra vita dove puoi fare altre cose che vuoi te, magari avere un lavoro che ti piace, fare tutte queste cose. Che tra l'altro, magari in un'altra vita potresti anche essere un animale, un insetto e queste varie cose. Non è che per forza magari siamo sempre umani in una reincarnazione. C'è questo detto, no? Molto bello, pantarei, vuol dire tutto scorre. Beh, Bello. cosa ne pensi? Allora, per me questo termine mi tranquillizza, ma a un certo punto mi mette anche un po' di paura, di ansia, come ne stavamo parlando prima, perché tutto scorre come se il tempo scorresse velocissimo e tutto ti scivola via. Tu sai chi è Buddha? Buddha, ne ho sentito parlare, ma non so bene chi è. Come dire, anche lì una filosofia che è più di una filosofia, è una religione che è il buddismo, che ha dei valori molto belli. Uno dei principi del buddismo è l'impermanenza, cioè il fatto che niente, nessuno di noi alla fine ora possa stabilire di cristallizzare questo momento, tutto quanto cambia continuamente. Tu stai cambiando, stai crescendo, stai diventando Vero. grande. Come vedi la tua crescita? Come vedi il tuo futuro? Cioè, cosa succederà a Leonardo quando sarà grande? E cosa succederà al mondo quando sarà grande? Allora, io spero che quando sarò grande diventerò un cantante. Allora, ho tre cose che vorrei fare. Piano A cantante, piano B conduttore e piano C disegnatore. Infatti qui ho alcuni disegni. Il mondo cosa diventerà? Come diventerà? O potrebbe rimanere tutto uguale, oppure magari sentendo delle mie canzoni, che magari divento un cantante, le canticchiano e magari diventano famosissime. E mi piacerebbe molto. Cioè, tu pensi che hai il potere di cambiare il mondo? Non lo so, questo è da vedere con il passare del tempo. Ma l'arte può cambiare il mondo? L'arte sì, secondo me può cambiare il mondo. È uno sfogo. Cioè, magari quando fai dei disegni, quando canti, provi delle emozioni. Hai una tela, hai delle pitture, hai un pennello, prendi le pitture, fai e spiaccichi tutte le tue emozioni, colori su quel foglio. Come nascono i bambini? Allora, intanto i bambini nascono sempre per amore dei genitori e poi quindi ci sono i bambini. Poi in realtà noi. Cioè, in realtà non ci saremmo se forse, perché è una teoria, forse non ci sarebbe stata l'esplosione del Big Bang, ma quello è una teoria, non. Sì, no, cioè assolutamente sì. No, mi interessava questa cosa, vedi, appunto, quando prima parlavamo di Dio, io penso sia una sorta di miracolo che te 8 anni fa eri Appunto. nella pancia della mamma e poi nasci, no? È una cosa incredibile, È no? vero. Cioè, infatti è come se io fossi un polmone di mia mamma, un pezzo di un organo di mia mamma che al posto che essere dentro sono fuori e parlo. Assolutamente. Sì, è una riflessione che avrebbe fatto anche David Cronenberg. Sport? Sport dove. Allora, il mio sport Ma principale ti non fa. piace?
Allora, io non faccio sport. Uno che posso chiamarlo sport, ma non è uno sport, è cantare. Cioè, cantare è come se fosse il mio sport. Non ti non ti, ma si può dire che non ti interessa lo sport? Anche a me non mi interessa lo a sport. me non interessa lo sport. Io sono sempre in imbarazzo quando mi chiedono qual è la No. tua squadra, che squadra tieni, che squadra tifi. Io non tifo nessuna squadra. Cioè, neanche il calcio mi interessa. Neanche a me. Tifo la Sampdoria, ma non mi interessa neanche. La tifo, ma non guardo le partite. Cioè, preferisci andare a un concerto al cinema che allo stadio? Preferisco quello. Però quando sei allo stadio, perché una volta ci sono andato, è bello tipo quando la squadra vince, oppure anche quando perde esulti. E quella cosa lì poi mi libera anche delle emozioni che ho dentro. Sai che il tuo cuore assomiglia molto al mio? Sono felice, perché te sei una persona bravissima e sei il mio idolo. No, sei tu il mio idolo, veramente. Stai diventando tu il mio idolo. Tu soffri un po' di nostalgia oltre alla malinconia. Cioè, vorresti tornare a quando eri più piccolo a volte? Alcune volte sì, perché mi ricordo dei bei momenti che ho passato da piccolo e alcune volte mi vorrei ricatapultare in quei momenti e riviverli. Non hai paura di crescere? Un pochino di paura di crescere ce l'ho alcune volte. Perché non so magari cosa farò nella vita, non so come sarò, che carattere avrò. Quindi mi metto un po' di paura alcune volte e anche di malinconia. Sono un buon babysitter. Sei andato benissimo. Bene, alla grande. C'è qualcos'altro che volevi dire in chiusura? Un messaggio, un aforisma, un tuo pensiero, una cosa per chiudere che tu vuoi comunicare a tutti, un pensiero tuo, quello che vuoi. Allora, io ti volevo chiedere una cosa. Sì. Mi potresti fare un autografo? Certo. Grazie. Grazie mille, sei gentilissimo. Ho scritto il mio amico Leonardo, una delle anime più belle. Una delle anime più belle che abbia conosciuto. Sono felice perché adesso so che quando crescerai il mondo sarà più gentile. Continua a chiamarti perché non ti amo. Grazie. Una cosa invece che vorrei comunicare a tutto il mondo sarebbe di andare tutti a seguire Paolo Ruffini, perché è davvero bravissimo, gentile e lo adoro. Grazie. Prego. Veramente, è stato un incontro stupendo. Anche per me. Mi hai fatto commuovere tanto, sei un'anima stupenda. È stato bellissimo. Grazie.